Buonasera amici di Senza Giacche e della Pancia del Tifoso. Commentiamo questo primo round della semifinale di Coppa Italia, il derby, finito 0-0. Il miglior Milan nei derby di quest'anno, nettamente, una partita dominata. Se penso che l'ultimo derby di 3 settimane fa avevamo giocato 8 minuti, surclassati dall'Inter, avevamo vinto, è ovvio che rimane un po' di amaro in bocca, perché un Inter messa così male, così rinunciataria, senza neanche un tiro in porta, sembra la Juve che ha giocato un mese fa, qua a San Siro, era da battere, da portarci avanti nettamente per il ritorno della semifinale. Però niente da dire sull'impegno, sulla motivazione, sulla grinta, sulla corsa dei ragazzi rossoneri. Se avessero messo lo stesso impegno, la stessa forza, la stessa attenzione, le ultime due partite, a quest'ora eravamo in una piccola fughetta in campionato. E questo io non riesco, dei tifosi non riescono a capirlo, questa differenza, cioè squadre piccole le affronti in un certo modo, squadre grandi, non riesco proprio a capirle. Ma comunque quando manca la qualità davanti, cioè non segni. Se noi avessimo uno dei cinque attaccanti dell'Inter, anche Caicedo, oggi finiva 2-0. O uno dei loro centrocampisti. Cioè, al posto di Krunic, Salemaker, che gigiollavano lì fuori, cioè Perisic e Brozovic, cannonata, avrebbero segnato. Quindi ancora più merito a Pioli, che avevo punzecchiato un attimo dopo Milan-Udinese, dicendo oh, forse l'allenatore che non può dare di più di questo, cioè più di questo ai giocatori. Noi siamo ancora lì dopo 2 anni con Salemakers, Krunic. Poi Junior Messias, questo che sì, Rebic, che non lo so, cioè, cosa gli è successo, cioè veramente cioè, impresentabile. Con un centravanti, campione del mondo come Giroud, grande impegno, corre come un pazzo, comunque un centravanti di 36 anni, l'unico titolare, gli altri ne hanno 5, che gioca solo di sponda. Non tiriamo, quando tiriamo storti, ce la passiamo male al limite dell'area. Se no, questa partita era da vincere 2-0, cioè proprio è stata l'unica volta in cui ho visto veramente il Milan superiore a questa Inter. Peccato che al ritorno fra 50 giorni possono cambiare le cose, l'Inter recuperare l'energia perché probabilmente uscirà dalla Champions e ha una rosa pazzesca senza mai un raffreddore. E onore al merito ad alcuni giocatori che ho visto veramente dare l'anima e cambiare l'assetto rispetto alle ultime partite. Bennacer, questo Bennacer mi sembra quello di più di un anno fa, e accanto a Tonali, secondo me, può fare cose ottime. Kalulu è entrato a freddo al posto di Romagnoli, sempre preciso, tonico, anche Tomori l'ho visto molto meglio. Sarà che oggi, appunto, avevano degli avversari in una forma pietosa. Un ottimo Florenzi sulla fascia, veramente grinta, impegno, la gente che ha la cazzimma, abbiamo bisogno. Sono contento di aver ritrovato un Milan, almeno nella compattezza, nella testa, nell'impegno, però manca qualità e capacità di far gol davanti, cioè, e quello purtroppo è dura. Sono più positivo per Napoli, perché secondo me potremmo fare una buona partita, non so chi segna, però finita così. Mi ricordo nel lontano 2003, il doppia semifinale di Champions League, l'andata finì proprio così, 0-0. Chissà se ci porterà fortuna. Ciao a tutti.